Da oggi l'Italia entra ufficialmente in zona rossa e anche per quest'anno il weekend delle festività pasquali non sarà possibile trascorrerlo in compagnia di numerosi amici e parenti. Niente pranzi pasquali in locali fuori città e neppure la tradizionale scampagnata del lunedì di Pasquetta. Tuttavia, anche se la Pasqua degli scorsi anni dovrà restare ancora una volta solo un ricordo, organizzandosi con i familiari più intimi si potrà vivere un'atmosfera un po' diversa dalla quotidianità. Non c'è stato imposto il lockdown dello scorso anno, ma le restrizioni da zona rossa, nonostante siano state ritenute necessarie dai cittadini, lasciano un po' di malumore, soprattutto in coloro che, nonostante rispettino le regole imposte, riscontrano in giro parecchio menefreghismo. Buongiorno signora, come trascorrerà la Pasqua quest'anno? A casa. E cosa abbiamo in programma di fare? Siamo con qualche parente, qualcuno? No, i miei figli e basta. Sicuramente a casa. Purtroppo si deve fare. A casa mia. Okay. Secondo lei è stato giusto mettere la zona rossa proprio per Pasqua? No, è sbagliato. La devono mettere anche per gli altri giorni la zona rossa. Io con mio marito, perché con i miei figli non si può fare perché c'è la zona rossa. Perciò siamo io e mio marito. E secondo lei è stato giusto mettere la zona rossa proprio per queste feste? Sì, io penso proprio di sì. Perché già con la zona rossa ci sono tante persone in giro. Pensa alla vostra zona rossa. In famiglia ci siamo tutti i giorni messe, non è che domani perché è Pasqua ci riuniamo diversamente, sempre uguale siamo. A casa, purtroppo a casa, zona rossa. Ma secondo lei è stato giusto mettere la zona rossa proprio in occasione di Pasqua? Sì, se no non veniamo più. Guardi, è meglio iniziare proprio per Pasqua perché sono delle feste dove si riuniscono molte famiglie. E le famiglie qua noi siamo un po' numerose, quindi significa che ogni famiglia ha 10, 15, 20 ed è facile che naturalmente qualcuno di questi ne è uscito fuori e chissà cosa possa succedere. Meglio rimanere a casa, almeno per quest'anno facciamo un ultimo sacrificio, speriamo, e poi per l'anno prossimo poi andremo a festeggiare per 4 volte. Ma solo per Pasqua io penso, anche fino al giorno 10 magari, perché a lungomare non si può camminare, macchitella a lungomare, tutti senza mascherine. Abbiamo notato che anche ieri sera c'era molta gente in giro. Sì, 2 giorni fa si è uscito mio figlio, dopo 50 giorni di agonia, solo. E lo capisco, però io mi sono fatto una passeggiata con mia moglie, mi era uno schifo, tutti senza mascherine. Non si può andare avanti così. Ci vuole un po' di dignità verso altre persone, perché un ragazzo dice vabbè, poi la prende e mischia padre, la madre, i fratelli e poi...